Un saluto, amici della rete. Oggi parliamo di un marchio storico delle motociclette, la KTM, e lo facciamo con la mia bici, la KTM KO 274. Sì, lo so, stiamo parlando di un modello 2017, quindi non voglio farvi la solita recensione, ma invece voglio parlarvi delle problematiche, le modifiche e le migliorie che sono state apportate nel corso del tempo a questa bici. Appena presa la bici, una delle mie prime preoccupazioni è stata quella di capire se le gomme tubeless native erano state montate con o senza camera d'aria, in quanto, dall'esperienza con le bici precedenti, le camere d'aria tendono a durare poco nei miei soliti percorsi. Purtroppo, in mancanza di informazioni sicure, ho supposto che, in una bici nuova, tubeless nativa, fossero montate senza camera d'aria. E invece, alla prima uscita, dopo pochi minuti, la prima foratura in mezzo ai boschi. Per fortuna la camera d'aria di riserva ha resistito fino a casa, ma subito, nel pomeriggio, rimozione delle camere d'aria e conversione in tubeless. Un'altra cosa notata fin da subito è stata l'inadeguatezza dei freni Shimano SLX, che nelle discese impegnative tendevano a perdere di efficacia a causa del riscaldamento dell'impianto non adatto a reggere il peso di un e-bike. La prima idea quindi è stata quella di sostituire il disco posteriore passando dal 180 preesistente al 203. Purtroppo la nuova posizione della pinza la porta a sbattere sul lato esterno del telaio bloccando il freno. Qui la soluzione è stata limare con pazienza la pinza per tentare di recuperare quei millimetri verso l'esterno. Nonostante sia riuscito a limare la pinza senza raggiungere il serbatoio interno, comunque la pinza non è mai stata nella posizione ideale e la debolezza del freno, anche col 203, tendeva a ripresentarsi. La soluzione definitiva è stata tornare al 180, ma con un freno professionale. Ho scelto il Formula Cura, sia per dare fiducia a un'azienda italiana, sia per la necessità di far passare il cavo all'interno del telaio. Cura prometteva un innesto a baionetta del cavo sulla pinza, che effettivamente è stato vincente. Dopo la lunga fatica di far passare il cavo dentro al telaio, è bastato spingerlo nella pinza e la baionetta ha bloccato il tutto senza perdita né di olio né ingresso di aria nel circuito. Tant'è che ancora oggi, dopo quasi 2 anni di utilizzo, non è mai stato necessario spurgare l'impianto. Sull'anteriore invece ho piazzato un vecchio, chiamiamolo vecchio, Avid DB3, che è ancora lì presente visto che risulta essere più che sufficiente. La sostituzione del freno porta però alla scoperta di una interessante anomalia. Nel rimontare il motore rimosso per permettere il passaggio dei cavi, mi accorgo che vi sono 2 fori sul motore a cui corrispondono 2 fori filettati nel telaio, ma delle viti nessuna traccia. Controllo le foto fatte preventivamente prima dello smontaggio e niente, quelle viti non ci sono. Mancano 2 viti di fissaggio del motore sul telaio. C'erano? Le ho perse nei 6 mesi di utilizzo delle bike? Ma se così fosse, le avrei dovute trovare sul fondo della cover del motore. E quindi? Boh, mistero. KTM le ha dimenticate? Non si sa. Comunque, recuperate 2 viti simili e sostituite immediatamente. Sempre riguardo al motore, una delle cose che avevo letto sulla rete era che nelle e-bike la posizione dei pedali era leggermente più bassa delle bici muscolari e quindi nei percorsi accidentati era maggiore il rischio di colpire pietre con il pedale. Ed effettivamente, dopo poche uscite, ho rotto una pedivella su di una pietra. La soluzione è stata passare da pedivelle standard lunghe 175 mm a pedivelle di 170 mm di lunghezza. 5 mm sembrano pochi,
ma a quanto pare sufficienti a compensare la presenza del motore. Uno dei problemi più comuni per le mountain bike elettriche con motore Porsche è l'estrema vicinanza della catena alla ruota posteriore. Quando si affrontano terreni fangosi, la catena raccoglie il fango dalla ruota, andando da un lato a intasare il deragliatore posteriore. Dall'altro, la concomitanza delle ridotte dimensioni del pignone anteriore nei motori Bosch, la raccolta di fango intorno allo stesso e l'irrigidimento di una catena infangata produce il famoso risucchio. Praticamente la catena risale sul pignone andando a bloccare la trasmissione. Per risolvere il problema ho deciso di adottare alcune soluzioni, soprattutto nel periodo invernale. Innanzitutto d'inverno sostituisco la gomma posteriore con una di spessore inferiore, da 2.80 a 2.60, andando così a recuperare qualche millimetro tra catena e bordo della ruota. Inoltre, una soluzione vincente è stata sostituire il pignone anteriore da un 16 denti a un 18 denti. Il maggiore diametro del 18T allevia tantissimo l'effetto risucchio. Certo, il maggior diametro rende la pedalata più pesante. Per compensare lo sviluppo metrico, parallelamente ho sostituito il pacco pignoni da un 11.42 all'11.46. Nei casi di fango estremo, ho creato con la plastica modellabile un perno inserito vicino al pignone anteriore, che meccanicamente sgancia la catena dal pignone se dovesse incastrarsi. E con tutto ciò, ciao ciao fango! Per concludere, come si suole dire in bellezza, in tutte le mie bici non possono mancare due accessori indispensabili. Da un lato i parafanghi autocostruiti pieni pieni di tanti bei adesivi per proteggere il pilota dal maledetto fango. Dall'altro la sega fissata allo stelo della forcella, utile sia quando la natura cerca di bloccare la tua strada con tronchi e rovi, sia come deterrente per cani e altri animali, sia quando una bici da corsa cerca di superarti. In definitiva, una bici che, nonostante gli anni e qualche piccolo difetto di gioventù, ha ancora tanto da regalare. Un saluto, amici della rete.